Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Approfitto per ricordarvi, mostrandovi la bellissima felpa che mi è stata regalata lo scorso anno, che è ancora attiva alla lista desideri Amazon, per chi avesse voglia di alleggerire un po' l'incertezza del mio prossimo compleanno. In alternativa è anche possibile fare una donazione libera, anche di solo 1 euro, nella raccolta fondi che trovate sempre qui sotto, legata però più al futuro. Come potrete sentire, sembrerà di stare in uno scenario molto Adams, però la verità è che un po' per via del fatto di indossare questa felpa è un po' paranoia, volevo girare oggi. Molto probabilmente girerò anche il prossimo video. Iniziamo con una curiosità tratta dal nostro famoso sito web, quindi non mia. Durante le riprese in sala grande, per quanto riguarda il film che stiamo esaminando, qualcuno ha ben pensato di mettere nel sacco a pelo di Daniel, interprete di Harry Potter, un cuscinetto che simula le puzzette. Quindi perciò, dovendo far finta di dormire, Daniel ha ovviamente azionato questo piccolo scherzo carnevalesco, scatenando le risate, in particolare di degli attori che interpretavano rispettivamente Albus Silente e Severus Piton. Vi ricordo, come sempre, che le parole e le informazioni non sono mie, ma sono riassunte da me. Perché effettivamente ricordiamo che non si possono fare magie fuori da Hogwarts, ma di fatto manco parte il terzo film che un privilegiato a caso sta facendo i compiti con Lumos Maxima, mentre nel libro utilizza una pila. Bravo, Harry. Complimenti. Passiamo alla seconda differenza importantissima che io da solo non avrei ricordato: la creazione della mappa del malandrino. La mappa del malandrino fu creata da quelli che si autodefinivano appunto come malandrini e consiglieri ed alleati dei magici malfattori. Il gruppo era composto da James Potter, o Ramoso, Sirius Black, o Felpato, Remus Lupin, amore della mia vita, un giorno mi sposerai, detto Luna Storta, e Peter Minus, detto Codaliscia. Come sappiamo, la mappa si attiva con la promessa, giuro solennemente di non avere buone intenzioni, e si nasconde con la formula fatto, rimis fatto. Mostra tutta Hogwarts, ad eccezione della Camera dei Segreti, la stanza delle necessità e il passaggio per la testa di porco che passa per il ritratto di Ariana, appunto, ripetizione, per il ritratto di Arianna Silente. In un primo momento la mappa viene requisita da Gazza o Filch a seconda delle traduzioni, ma
ma qualche anno dopo viene sapientemente rubata dai gemelli Weasley, che poi la regaleranno a Harry Potter. Nel film, la Firebolt viene regalata a Harry quando Sirius è ormai già libero. In realtà, nel libro, subisce discreti controlli prima di arrivare nelle sue mani. Poiché si credeva che fosse un tentativo di Sirius Black di uccidere Harry. Sappiamo tutti che casomai. No, va bene, non voglio fare spoiler così eccessivi. Guardate il terzo film. Chi non ha letto il libro non può sapere inoltre che si deve a Harry Potter la vincita della Coppa del Quidditch al terzo anno. Sono stati omessi gli esami, in particolare gli esami di Hermione, che nel libro risultavano particolarmente divertenti. Il professor Lupin aveva preparato un percorso ostacoli, tra cui anche il superamento del molliccio. E quello di Hermione si è trasformato nella McGranit che la bocciava in ogni materia. Voi non avete idea della tosse che sto tagliando in questo video. Spero che l'impresa valga il riscontro. Bene ragazzi, per oggi le differenze sono finite. Per me sarà un editing molto meno semplice di quello che vi sembrerà, in quanto come tutti sono chiuso in casa e quindi l'aria secca mi sta uccidendo la gola. Ma spero comunque che il video vi sia piaciuto. Vi aspetto per il prossimo, che sarà una collaborazione, quindi non potete assolutamente perdervelo. Io inizio a girarlo e se riesco anche a montarlo, così diciamo che mi costruisco un hobby per questi giorni difficili. E noi ci vediamo alla prossima collaborazione. Ma prima, spegniamo la luce. Nox!